grado le vostre bocciature. Con una massa di poveri che preme, che ha bisogno di cose elementari, non potrete spingere il programma per Pierino. Tanto più se farete la scuola a pieno tempo. Una volta c'era la scuola confessionale. Quella un fine l'aveva e degno di essere cercato, ma non serviva agli atei. Tutti aspettavano che la sostituiste con qualcosa di grandioso. Poi avete partorito il topolino, la scuola per il tornaconto individuale. Si faceva fatica ad accorgersi che uno era un po' più grande e insegnava. Il più vecchio di quei maestri aveva 16 anni, il più piccolo 12. Perché è solo la lingua che fa uguale? È uguale a chi sa esprimersi e intende l'espressione altrui, che sia ricco o povero, importa meno, basta che parli. Gli onorevoli costituenti credevano che si patisse tutti la voglia di cucir budella o di scrivere ingegnere sulla carta intestata. Non c'era ricreazione, non era vacanza nemmeno la domenica. Nessuno di noi se ne dava gran pensiero perché il lavoro è peggio. Ma ogni borghese che capitava a visitarci faceva una polemica su questo punto. Se sbagliavo qualcosa, poco male. Era un sollievo per i ragazzi. Si cercava insieme. Le ore passavano serene, senza paura e senza soggezione. Lei non sa fare scuola come me. Politica o avarizia? Ma erano contorti in altre cose. Per esempio, consideravano il gioco e le vacanze un diritto. La scuola un sacrificio. Quello immediato da ricordare minuto per minuto è di intendere gli altri e farsi intendere. E non basta certo l'italiano, che nel mondo non conta nulla. Gli uomini hanno bisogno d'amarsi anche al di là delle frontiere. Credo che una donna possa vivere anche con un cervello di gallina. I maschi non le chiedono d'essere intelligente. È razzismo anche questo. La seconda soddisfazione fu di cambiare finalmente programma. Voi li volevate tenere fermi alla ricerca della perfezione. Non ti sai esprimere. Sandro in poco tempo s'appassionò a tutto. La mattina seguiva il programma di terza. Intanto prendeva nota delle cose che non sapeva. Attraverso i ragazzi che non volete. L'abbiamo visto anche noi che con loro la scuola diventa più difficile. Qualche volta viene la tentazione di levarseli di torno, ma se si perde loro, la scuola non è più scuola, è un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Diventa uno strumento di differenziazione sempre più irrimediabile. E voi ve la sentite di fare questa parte nel mondo? Allora richiamateli, insistete. Ricominciate tutto da capo all'infinito a costo di passare da pazzi. Meglio passare da pazzi che essere strumento di razzismo. Senza distinzione di lingua. Del resto bisognerebbe intendersi su cosa sia la lingua corretta. Le lingue che erano i popoli e poi seguitano a rinnovarle all'infinito. I ricchi le cristallizzano per poter sfottere chi non parla come loro, o per bocciarli. Avevo già avuto il mio primo stipendio di maestro. A lei non gliel'ho detto, ai compagni nemmeno. Avrò sbagliato anch'io, ma nella vostra scuola è difficile parlare. Chissà cosa vuole e vuole fare del bene, passa da cretino. Avari. Nessuno dei miei compagni parlava di fare il maestro. Uno mi disse, io voglio andare in banca. Alle tecniche c'è troppo matematica, al liceo troppo latino. Così sono venuto qui. A giugno del terzo anno di Barbiana mi presentai alla licenza media come privatista. Il tema fu, parlano le carrozze ferroviarie. Passò con 9, un ragazzino che in Francia non saprebbe chiedere nemmeno del gabinetto. Sapeva solo chiedere gufi, ciottoli e ventagli, sia al plurale che al singolare. Prima lavorai da un contadino a Cantelli, poi da un vinaio a Londra. Nei 3 anni delle medie noi avevamo fatto 2 lingue invece di una, francese e inglese. Anche il figlio dei vostri ragazzi è un mistero, forse non esiste,
forse è volgare. Giorno per giorno studiano per il registro, per la pagella, per il diploma. A chi toccava tenerla a freno? Poteva farlo il preside o il consiglio dei professori, non lo fecero. Poteva farlo ai genitori, ma finché avete il coltello dalla parte del manico... Biennale. Un solido è formato da una semisfera sovrapposta a un cilindro la cui superficie è 3/7 di quella... Quella professoressa si era fermata alla prima guerra mondiale, esattamente al punto dove la scuola poteva riallacciarsi con la vita. Ogni tre parole, due sono da Omero. Una è parte della testolina del Monti. Il Monti chi è? È in officina, non ha bisogno di sapere se è stato Giove a partorire Minerva o viceversa. Nel suo programma d'italiano... Fa tristezza solo saperla nelle vostre mani. Aspettare la posta, ingiungere nostalgia. Mi pareva di aver provato tutto ormai e l'aver finito. Non importa conoscervi personalmente, si guarda pagella, età, luogo di residenza, campagna, città... A questo punto lei ci obietterà che siamo capitati a fare gli esami in scuole particolarmente disgraziate, che per l'appunto anche da fuori ci sono venute notizie tutte tristi. Decine di annuali statistici, decine di scuole visitate, altre raggiunte per corrispondenza, viaggi al Ministero e all'Istat per i dati mancanti. Giornata intera alla calcolatrice. Temendo che le tavole statistiche le restassero indigeste, le abbiamo messe in appendice. Qui nel testo le riduciamo a misura umana, grandi quanto ce ne sta in un'aula che si abbraccia con uno sguardo affezionato. Dovrebbe potersi legare ai compagni, interessarsi di come sono finiti, ma sono troppi. Dei sei ragazzi bocciati, quattro stanno ripetendo la prima. Per la scuola non sono persi. La cultura di quei 99 non è inferiore, è diversa. La cultura vera, quella che ancora non ha posseduto nessun uomo. Preghi e puttane. La maestra, invece, è difesa dalla sua smemoratezza di mamma a mezzo servizio. Chi manca ha il difetto che non si vede. Neanche uno di loro è figlio di signori. La cosa è così evidente che fa il sorriso. I contadini hanno avuto gli assegni familiari solo ora. Uomini prima del tempo. Lo Stato si è scordato di loro. Ha solo rallentato. Perde tempo, occupa tanto posto. Nomadi. Per la maestra è spazzatura che ha scaricato gentilmente sulle colleghe. Se la maestra muore di voglia di bocciare, potrebbe sfogarsi sui figlioli dei ricchi. In prima media i ragazzi sono 22. Per la professoressa sono tutti visi nuovi. Degli 11 persi lei non sa nulla. Anzi, è convinta che non manchi nessuno. Strage di poveri. Bocciando i più vecchi professori hanno colpito anche i più poveri. Non vorrei essere lei che l'ha bocciato. Sarebbe tutta un'altra cosa potergli dire. Perché non torni a scuola? Ti ho passato apposta perché tu tornassi. Senza di te la scuola non sa di nulla. Anche socialmente la classe è trasformata. Abbiamo uno studio fatto dai nostri amici in un comune qui vicino. Hanno provato a suddividere. Tant'è vero che a terza boccia poco, 7 a prima, 4 a seconda, 1 a terza. Il contrario esatto di quello che doveva fare. Ma l'Istat non l'ha fatta. Come poteva pensare che la scuola dell'obbligo facesse distinzioni di classe? In compenso ha studiato la professione dei papà dei diplomati alle medie superiori. Ma di pancia del bambino? Va in galera. Perché solo voi potete fare gli speciali? Forse al padrone preme più che funzioni il treno che la scuola. La scuola di... La costituente, che sostenne la teoria delle differenze di nascita, fu un fascista, l'onorevole Mastroianni. Una mite sposina che a prima ne ha respinti 10 su 28, comunista lei e il marito, gente impegnata, ci fece un'obiezione. Io non li ho cacciati, li ho solo bocciati. Se è vero che a studiare mi è mal di testa e trilla gli occhi, come dice Gianni. Se sapeva fare da sé, non vi mandava Gianni a scuola. Tocca a voi soprirlo in tutto, istruzione e educazione. Sono due facce di un problema solo. Verticale, no. L'impiegatuccio.
mattina e sera al servizio di un padrone solo, non a servire due padroni come voi. La libertà. L'altro ostacolo che non rimuovete sono le mode. Vi hanno nascosto che non c'è tempo da perdere. A 15 anni addio scuola, a 21 si avvicina l'età dei pensieri privati. L'elemosina l'operaio gliela fa tutti i giorni, perfino quando sta alla minestra. Gli studenti stanno studiando a spese sue, ma loro non lo sanno o non lo vogliono sapere. Uno studente delle medie superiori costa ai poveri 298.000 lire l'anno. A questo punto non se la prende con la fatalità. È tanto riposante leggere la storia in chiave di fatalità. Leggerla in chiave politica è più inquietante. Le mode diventano parte di un piano ben calcolato, perché Gianni resti tagliato fuori. Vediamo un po' a chi giova che la scuola sia poca. 740 ore l'anno sono 2 ore al giorno e il ragazzo tiene gli occhi aperti altre 14 ore. Anche al tempo del fascismo le leggi erano chiare. Le scuole dei centri urbani e dei maggiori centri rurali spesso ci è venuto fatto di parlare del padrone che vi manovra, di qualcuno che ha tagliato la scuola su misura vostra. Non è una bella, è soltanto poco generosa. Ha chiuso gli occhi sui figlioli degli altri. Non ha proibito a Pirino di frequentare Pirini come lui. Lei stessa e il suo marito si circondano di intellettuali. Tra gli studenti universitari, i figli di papà sono l'86,5%. I figli di lavoratori dipendenti, il 13,5%. Fra i laureati, i figli di papà sono il 91,9% e i figli di lavoratori dipendenti l'8,1%. Se i poveri facessero gruppo a sé potrebbero significare qualcosa, ma non lo fanno. Anzi, i figli di papà li accolgono come fratelli e gli regalano tutti i loro difetti. In conclusione, 100% figli di papà. Le segreterie dei partiti a tutti i livelli sono saldamente in mano ai laureati. I partiti di massa non si differenziano dagli altri su questo punto. I partiti dei lavoratori non arricciano il naso davanti ai figli di papà e i figli di papà non arricciano il naso davanti ai partiti dei lavoratori, purché si tratti di posti direttivi. Anzi, è fine essere coi poveri, cioè non proprio coi poveri. Ma a capo dei poveri. Le segreterie dei partiti preparano le liste dei candidati per le elezioni, le ornano in fondo di qualche lavoratore tanto per salvare la faccia, poi provvedono che le preferenze vadano ai laureati. Lasciate fare chissà, un operaio alla Camera si troverebbe sperso e poi il dottore è uno dei nostri. Leggi nuove, quelli cui vanno bene le leggi vecchie. Gli unici che non sono mai vissuti dentro alle cose da cambiare. Gli unici che non sono competenti di politica. Alle Camere i laureati sono il 77%. Dovrebbero rappresentare gli elettori, ma gli elettori laureati sono l'1,8%. Operai e sindacalisti alle Camere 8,4%, tra gli elettori 51,1%. Certo, delle creature vedete solo quelle scelte, la cultura è toccata farvela sui libri e i libri sono scritti dalla parte padronale, l'unica che sa scrivere. Ma potevate leggere tra le righe? Possibile che siate ancora in buona fede? Oppure non temete nulla di esterno e di volgare, temete solo la vostra coscienza, ma una coscienza costruita male. Considererei questa promozione lesiva dell'onore e della dignità della scuola, mise verbale un preside. E la scuola di chi è? La scuola siamo noi. Come fa a servirla se non serve noi? Eppure non c'è scelta. Quel che non è politica non riempie la vita di un uomo d'oggi.
in Africa, in Asia, nell'America Latina, nel Mezzogiorno, in montagna, nei campi, perfino nelle grandi città, milioni di ragazzi aspettano di essere fatti uguali, timidi come me, cretini come Sandro, svogliati come Gianni, il meglio dell'umanità. Perché il sogno dell'eguaglianza non resti un sogno, vi proponiamo tre riforme. Primo, non bocciare. Secondo, a quelli che sembrano cretini, dargli la scuola a pieno tempo. Terzo, agli svogliati basta dargli uno scopo. Il tornitore. Al tornitore non si permette di consegnare solo i pezzi che sono riusciti, altrimenti non farebbe nulla per farli riuscire tutti. Tre anni su tre brutte traduzioni di poemi antichi, Iliade, Odissea, Eneide. Tre anni su Dante. Neanche un minuto solo sul Vangelo. Non dite che il Vangelo tocca ai preti. Ecco, ottimo. Se ognuno di voi sapesse che ha da portare innanzi a ogni costo tutti i ragazzi in tutte le materie, aguzzerebbe l'ingegno per farli funzionare. Io vi pagherei a cottimo, un tanto per ragazzo che impara tutte le materie, o meglio, multa per ogni ragazzo che non ne impara una. Medievali siete voi. Noi per i casi estremi siamo pronti alla frusta. Non faccio la schizzinosa e lasci stare le teorie dei pedagogisti. Se vuoi la frusta gliela porto io, ma non butti, ma butti giù la penna dal registro. Finora avete risolto il problema da classisti. Ai poveri fate ripetere l'anno, alla piccola borghesia fate ripetizioni. Per la classe più alta non importa, tutte ripetizioni. Pierino, quello che insegnate l'ha già sentito in casa. Un ambiente. La parola pieno tempo vi fa paura. Vi par già difficile reggere i ragazzi quelle poche ore. Ma è che non avete mai provato. Finora avete fatto scuola con l'ossessione della campanella, con l'incubo del programma da finire prima di giugno. La scuola a pieno tempo presume una famiglia che non intralcia. Per esempio quella di due insegnanti, marito e moglie, che avessero dentro la scuola una casa aperta a tutti e senza orari. Si diceva che la scuola statale è un progresso rispetto alla privata. Ora bisognerà ripensarci e rimettere la scuola in mano da altri, di gente che abbia un motivo ideale per farla e farla noi. In un edificio ben connesso, dove tutto si fonde e si trasforma, dite piuttosto che è una materia che non conoscete.